Ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue le Fonti Trading Week. Intanto volevo fare due aggiornamenti per quanto concerne la conferenza stampa di Christine Lagarde in corso attualmente, che ci sta raccontando nel dettaglio la revisione strategica che, fra le altre cose, è stata approvata all'unanimità. Questo è che ci ha comunicato Lagarde, non solo naturalmente passi importanti nell'ambito del climate change, un ruolo piuttosto significativo da parte della Banca Centrale Europea, ci sarà una completa valutazione del rischio e non solo, ci saranno dei stress test climatici per quanto concerne il bilancio dell'eurosistema nel 2022 per valutare appunto l'esposizione al rischio dell'eurosistema ai cambiamenti climatici. Dunque Christine Lagarde ha ribadito più volte che è un punto piuttosto importante. Per quanto concerne invece i mercati, naturalmente forse il fulcro della conversazione è l'inflazione, che naturalmente attualmente il target non c'è più un tetto del 2%, ma un 2% simmetrico. E dunque andiamo a vedere nel frattempo i mercati. Prima di presentarvi il nostro ospite, il DAX di Francoforte cede poco più del 2%, il CAC 40 di Parigi 2,35%, il FTSE MIB cede 2,77%, quasi un punto percentuale. Uno sguardo velocissimo anche a Wall Street. Questi sono i futures, guardate in particolar modo il Dow Jones, che si sta preparando ad aprire al ribasso di 500 punti, cede 1,5 punto percentuale, il cosiddetto broader market, ovvero l'S&P 500 cede l'1,33%, il Nasdaq Composite meno 1,38%, e sul fronte mercato obbligazionario abbiamo il decennale americano ad 1,29, che sta oscillando tra 1,27 e 1,29, ovviamente parliamo sempre dei rendimenti. Lo spread tra il BTP e Bund torna sopra quota 100, siamo a 108 punti base, e non solo, però il decennale italiano allo 0,77. Naturalmente vado a presentare velocemente il mio prossimo ospite, con cui cercheremo di trovare insieme una logica al comportamento dei mercati. Sentiremo anche il suo punto di vista a livello di investimenti. Siamo in compagnia di Francesco Caruso, Cicli e Mercati. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, saluto a tutti. Intanto, prima di iniziare, vorrei far vedere velocemente il sito di Cicli e Mercati, appunto, dove ecco, i nostri telespettatori possono andare e vedere le vostre analisi, naturalmente tutto ciò che avreste da comunicare dal punto di vista naturalmente mercati. E dunque torniamo però sui mercati nel corso scusate, la conferenza stampa di Lagarde. Nel frattempo stiamo vedendo le borse europee in profondo rosso insieme ai futures di Wall Street. C'è un motivo preciso per tutto ciò che accade sui mercati oggi? Ma io direi che è una situazione che era arrivata forse a un punto esagerato di compiacenza, con una volatilità bassissima e un'aspettativa abbastanza univoca da parte degli operatori di una specie di perpetuo rialzo di situazione consolidata, e quindi è bastato, non dico una notizia, ma semplicemente l'aspettativa di una notizia che fosse un po' diversa dal solito per innescare quella che per ora è soltanto una normale correzione, perché la logica di fondo delle situazioni non è certamente cambiata da ieri a oggi. Assolutamente sì, infatti quanto è preoccupante ecco, il selling in atto a cui stiamo assistendo, e soprattutto come mai questi acquisti nei confronti del mercato obbligazionario? Stiamo vedendo i rendimenti veramente bassi, potrebbe avere un impatto sui mercati equity? Ma io direi che il fatto che i mercati, che erano saliti tantissimo non soltanto da inizio anno ma anche negli ultimi 12-15 mesi, abbiano una brutta giornata, è una cosa del tutto fisiologica. Bisogna capire se questo movimento negativo avrà o non avrà un follow through nelle prossime settimane. Usualmente quando ci sono giornate di questo tipo arrivano a coppia, quindi una, due, tre giornate, dopodiché se il trend è positivo ritorna a essere diciamo a prevalere il trend di base, che comunque è ancora rialzista. È chiaro che il fatto che ci sia stato anche un piccolo travaso sulla parte obbligazionaria significa che c'è una ricerca di difesa, però la difesa che offre in questo momento il mercato obbligazionario mi lasci dire che è veramente minima, perché in realtà non offre nessun tipo di rendimento cedolare, quindi non c'è nessun tipo di vera difesa, è semplicemente un parcheggio in attesa di capire come stanno le cose.
Ecco, torneremo tra pochissimo sul mercato obbligazionario. Intanto le volevo leggere una domanda che ci è arrivata adesso. Alberto ci dice: buongiorno Francesco, ha qualche titolo preferito per la ripartenza? Ecco, se lei non vuole o non può citare dei singoli titoli, magari può darci un'indicazione sui settori, ecco, e naturalmente se si riferisce agli Stati Uniti o all'Europa. Ma allora direi che comunque la ripartenza a livello di mercato c'è già abbondantemente stata, siamo sui massimi degli ultimi anni praticamente con tutti gli indici, non soltanto con quelli americani ma anche con quello italiano. Diciamo che se da qui in avanti ci dovesse essere un'altra fase, un'ulteriore fase di positività sui mercati, è probabile che ci sia una maggiore selettività sicuramente di quello che c'è stato fino adesso. In Italia io posso fare un paio di nomi, ma più che altro perché sono dei titoli che noi stiamo suggerendo da molto tempo. Uno è Prismian, l'altro è ST Micro. Fermo restando che poi alla fine l'efficienza dei grandi indici, e io intendo S&P, MSCI World, secondo me è sempre, soprattutto per un investitore, una tutela veramente importante. Assolutamente sì, poi STM, cerchiamo di capire se è ancora correlato alla performance di Apple e soprattutto alla performance del Nasdaq o non più. Ma io credo che in questo momento ci sia un po' un discorso legato all'approvvigionamento di chip, di semiconduttori, e quindi è un po' il settore che aveva tirato tantissimo perché c'era stato un shortage, cioè praticamente una carenza proprio di materia prima in questo settore fondamentale. Poi c'è stata una correzione normale perché erano stati raggiunti anche lì degli eccessi, adesso è una situazione che potrebbe ritornare a essere positiva. Non è che in un giorno si cancella tutto quello che c'era precedentemente. I mercati non salgono e basta, non scendono e basta, come tutti sanno hanno dei movimenti del tutto normali, quindi io non drammatizzerei una seduta negativa assolutamente, anzi direi che un ribasso per certi versi poi aumenta e migliora quelle che possono essere le prospettive, le opportunità successive. E dunque andiamo a vedere velocemente i futures di Wall Street. Queste sono le indicazioni, un'apertura in rosso anche in America. Le volevo chiedere invece, perché oggi c'è la BCE in corso attualmente, la conferenza stampa, però la Lagarde, ricordiamoci, racconta, ecco, la strategy review, ovvero la revisione strategica, in quanto però abbiamo visto ieri le minute della Fed dove si è un po' capito che il tapering sia ormai all'orizzonte. Potrebbe cambiare in qualche modo gli equilibri negli Stati Uniti a livello di performance settoriale? Beh, certamente sì, certamente se si cominciasse a capire che c'è una data più che altro per l'inizio di un drenaggio della enorme liquidità che c'è in giro, sicuramente qualche portafoglio comincerebbe a essere rivisto. Io penso che ancora il trend soprattutto negli Stati Uniti sia ancora abbastanza saldo al rialzo, e soprattutto mi riferisco al Nasdaq un po' come cartina al tornasole di tutta la situazione, perché i titoli più importanti, più pesanti, quelli che oltre ai FANG famosi c'è Tesla, Microsoft, Nvidia, che è il più grosso produttore mondiale di schede grafiche, ecco, questo blocco di titoli ancora è chiaramente in un trend rialzista. Io credo che questo sia un pochettino il fulcro dove guardare a qualunque livello per capire effettivamente se il mercato è ancora sano, ancora delle potenzialità magari minori di quelle che poteva avere avuto fino adesso, oppure invece se effettivamente è cambiato qualcosa. Per ora questa seduta non cambia assolutamente niente. Dunque le volevo chiedere invece se crede proprio nel rialzo del comparto tech, c'è ancora spazio per di crescita o meno, in quanto abbiamo visto già dei livelli estremamente alti nel corso del 2020 ma anche all'inizio del 2021, e poi un rallentamento, se possiamo chiamarlo così, anche perché ieri l'S&P 500 e il Nasdaq hanno aggiornato nuovamente i massimi.
Sì, qui c'è una discussione in atto abbastanza importante su ciò che è sopravvalutato, su ciò che non lo è, su fino a quando può rimanerlo e quant'altro. Quindi è un discorso che secondo me, fino a che è fatto a livello teorico, lascia un po' il tempo che trova. Io credo che il Nasdaq e in generale la tecnologia sia assolutamente imprescindibile. D'altro canto è stato di grandissima lunga il miglior indice, negli ultimi anni, ma non solo. E credo anche che in questo momento, soprattutto di enorme trasformazione tecnologica, andare a guardare proprio dentro questi indici sia una cosa molto importante. Noi abbiamo un portafoglio di quelli che proponiamo, alla nostra community, che si chiama Megatrend, che seleziona proprio quelli che sono gli ETF, più interessanti, proprio all'interno di tutta la parte non solo tecnologica, ma, di tutti quelli che sono i trend importanti di rinnovamento che in questo momento sono in atto. E il Nasdaq è un po' la culla di tutto questo, quindi secondo me ancora è difficile scalzarlo da questo suo ruolo prevalente in questo momento. Non vedo neanche bene a favore di quale altro settore. Infatti, tra i nostri telespettatori si è parlato più volte, almeno considerando i messaggi che ci hanno inviato, se fosse meglio scegliere un ETF o un ITN come strumento, ecco, strumento di investimento. Intanto le chiedo un parere ecco, sotto questo punto di vista e poi vado con un'altra domanda. Ma io personalmente penso che poi alla fine, se uno può, soprattutto adesso con l'avvento dei mini future, dei micro future, si può utilizzare un micro future che alla fine sono disponibili su tutte le piattaforme di trading che non richiedono nemmeno dei particolari impegni di capitale, molto probabilmente è la strada migliore perché sono i più liquidi, sono i più efficienti di gran lunga. Poi la scelta tra ETF e ETN, secondo me, dipende anche moltissimo dalla logica di investimento, anche dallo strumento effettivamente con cui si vuole investire. Noi lavoriamo prevalentemente con gli ETF perché sono comunque i più disponibili e i più facilmente accessibili. Allora, intanto le leggo una domanda che ci arriva da Carlo, che mi sembra una domanda anche molto logica considerando le circostanze. Il dottor Caruso si aspetta più volatilità nel mese di luglio nello specifico e come bisogna affrontarla anche a livello di trading intraday, anche se lei naturalmente, specifichiamolo, si occupa un po' più di, ecco, di investimenti a lungo termine. Ma non è neanche, sì, è vero, ma non è neanche vero, nel senso che poi alla fine i mercati sono frattali, quindi alla fine avere chiaro in testa dove si sta andando, secondo me, aiuta anche il trader perché lo aiuta anche a fare le scelte giuste selezionando le operazioni dalla parte giusta, no? Uno degli errori più grossi che fanno i trader è quello che quando il mercato sale cercano il top. Invece la cosa che bisognerebbe fare è esattamente il contrario, cioè ogni volta che in un mercato che sale ci sono le correzioni, bisognerebbe poi sfruttarle per andare nella direzione del trend. Questo è provato dai numeri, non è che è una mia particolare opinione personale. Nello specifico, luglio di solito è un mese. Mi vedete ancora? Perfetto, Sì, la vediamo e sentiamo benissimo. perfettamente. Luglio di solito è un mese che ha una stagionalità, positiva, direi anzi, il mese più positivo all'interno del blocco dei mesi estivi, diciamo. Il fatto che arrivi questa seduta negativa non mi sembra poi che cambi veramente del tutto le cose. Bisognerebbe capire come anche va a chiudere il mese, quindi quali sono poi i movimenti futuri. Però, per conto mio, in prima battuta, una correzione all'interno di un uptrend è un'opportunità di acquisto e non un motivo per spaventarsi. Io mi insospettirei, non adesso a luglio, ma mi insospettirei più avanti, in agosto o in settembre, se venissero rotti al ribasso i minimi che vengono fatti adesso in luglio. Allora lì comincerei effettivamente a pormi delle domande e bisognerebbe capire anche perché questo succede. Io personalmente credo che, se lasciando stare i trigger tipo Black Swan, trigger esogeni che possono arrivare, ma voglio dire, nessuno li conosce fino a che arrivano, a livello di mercato, per conto mio, il trigger più potente, l'unico che potrebbe essere veramente un game changer in questo momento, è un cambio radicale nella politica dei tassi di interesse. Ecco, in effetti, appunto le volevo chiedere, lei si attende un cambio radicale, visto che proprio in queste giornate il tema principale sono le banche centrali?
Guardi, anche qui c'è un dibattito aperto enorme, dove tutti dicono di tutto e quindi non c'è nessun tipo di univocità nella presa di posizione. Io ritengo personalmente che noi abbiamo completamente chiuso con il periodo secolare deflattivo, e quindi con questi tassi zero sotto zero sono cose che noi non vedremo più per generazioni probabilmente. Altro discorso è passare direttamente da una situazione di deflazione a una situazione di inflazione. Lì servirebbero paradossalmente dei grossi errori da parte delle banche centrali, che dovrebbero lasciare surriscaldare troppo le economie per paura che poi non ripartano, e quindi poi a un certo momento correre ai ripari e cercare di alzare i tassi per dare una frenata e dare un raffreddamento. In questo momento mi sembra abbastanza difficile che questo succeda. Potremo vedere magari nel futuro se la situazione si evolverà o cambierà. Ecco, volevo solo fare, ecco, concludere il suo discorso, quindi giusto per capirci bene, lei rimane rialzista sui mercati, intendo dire il suo, come dire, occhio e va più sulla parte bull, ovvero un mercato toro, e c'è questa corsa incredibile, questa corsa infrenabile, se vogliamo chiamarla così, continuerà anche nella seconda parte dell'anno? Più incertezza, movimenti più a zigzag, quindi siamo passati da una fase di buy all dips, quindi compra tutte le volte che il mercato scende, tieni, mantieni, eccetera, eccetera, a una fase più opportunistica, dove secondo me bisogna cominciare a comprare soltanto nelle fasi di lettera e poi a rivendere quando ci sono eventualmente degli eccessi nei prossimi mesi a rialzo. Quindi non è più un mercato unidirezionale univoco, sarà un mercato che comunque produrrà più lentamente e genererà più lentamente profittabilità di quello che ha fatto fino adesso, e quindi diventerà un mercato più da professionisti in questo senso e da opportunisti piuttosto che non da, diciamo così, da trader allo sbaraglio, se mi consente questo termine, senza ovviamente assolutamente voler essere negativo nei confronti dei trader, tutt'altro, io lo sono stato. No, assolutamente, guardi, questa affermazione è importante perché quest'anno abbiamo osservato ecco la cosiddetta Reddit Army, ovvero un evento che è accaduto però nello specifico negli Stati Uniti, perché lì comunque l'attività di trading è veramente un po' per tutti, giusto per essere chiari, quasi tutte le mie conoscenze comunque tradano tutti i giorni, ogni istante, addirittura anche il Dogecoin, giusto per essere chiari. Quindi questi fattori di trading un po' azzardato, nel senso come quello della Reddit Army, ovvero tutto ciò che abbiamo visto con BlackBerry, GameStop, insomma tutti questi titoli che non hanno alcuna AMC. AMC, esatto, che non hanno alcuna base fondamentale, però sono andate in forte rialzo anche oggi, i prezzi comunque rimangono alti, quindi questi fenomeni saranno meno marcati, è quello che ci sta dicendo, perché è importante, ecco. Ma allora, io credo che in questo momento bisogna pensare ai mercati non solo da un punto di vista macroeconomico fondamentale, ma anche come un fenomeno sociale importantissimo e anche politico. Nel senso che in questo momento una crisi che, dopo quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, andasse a toccare anche i mercati in modo profondo, potrebbe veramente scatenare delle tensioni sociali incredibili. E è chiaro, come facevano gli antichi romani, gli imperatori romani, a un certo momento facevano i giochi al Colosseo e decretavano la fase di panem et circenses, no? E quindi il panem, alla fine, che cos'è? Sono stati i ristori, sono stati anche il controllo da parte delle banche centrali dei mercati e quant'altro. I circenses è quello che noi vediamo con Reddit e tutto il resto, no? È un po' di funny games, quindi divertente. Molto interessante, questa fase è ancora
è, come posso dire, supportato anche, no? a livello politico, nel senso che è tollerato, è ben tollerato, non c'è nessuno che poi si sta facendo particolarmente male, e quindi va tutto bene, cioè bisogna vedere, perché i mercati non sono sempre questo, e quindi poi arriveranno anche delle fasi dove chi pensa di poter operare costantemente sempre in questo modo probabilmente troverà delle grossissime difficoltà. Ottimo, guardi, le faccio un'ultimissima domanda perché siamo in conclusione, le volevo chiedere che cosa si sente di consigliare i nostri telespettatori, tanti delle quali naturalmente sono investitori intraday, insomma trader intraday, ma non solo, naturalmente ci sono anche persone che guardano in un'ottica di un po' più lungo termine. Dunque, a tutte queste persone che sono molto diverse come tipo di investitori, lei che cosa si sente di consigliare, considerando tutte le circostanze che abbiamo delineato proprio insieme? Di esercitare la propria disciplina, perché non esiste nessun tipo di strategia come investitore, come trader, che possa avere successo se non viene applicata con una disciplina interiore e una metodologia, perché sennò altrimenti rientriamo nel betting, quindi nella fase di scommessa, e le scommesse, si sa, poi alla fine il banco vince sempre. Ottimo, allora ricordiamo i nostri telespettatori dove possono vedere un po' di più informazioni per quanto riguarda lei e non solo, tutte le vostre attività, cicli e mercati. Questo è il sito per tutti i report, strategie e naturalmente aggiornamenti giornalieri a livello di video e coaching. Intanto ringrazio Francesco Caruso, CEO di Cicli e Mercati, grazie per essere stato con noi durante la nostra Trading Week e alla prossima occasione. Grazie, è stato un vero piacere, saluto lei e saluto tutti. Grazie ancora, e dunque noi ci prenderemo invece una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo con la continuazione naturalmente di Le Fonti Trading Week, l'apertura di Wall Street, Eugenio Sartorelli e Guido Gennacchi, rimanete con noi.